Ieri alla Camera di Commercio di Asti, Confartigianato ha presentato il sondaggio commissionato all'Ipsos sullo stato di salute delle imprese artigiane dell'astigiano. Era presente il noto sondaggista Nando Pagnoncelli, che ha intrattenuto per quasi un'ora una platea attenta e qualificata dalla presenza degli esponenti delle principali istituzioni provinciali. Il sondaggio è stato modulato su un campione di 200 imprese artigiane che si sono dichiarate ancora perplesse sulla possibilità che possa esserci una ripresa economica. Ma sentiamo Pagnoncelli e a seguire il presidente di Confartigianato Asti, che ha accusato il comune di non supportare adeguatamente le imprese artigiane. Sentiamo. Le critiche mie vogliono essere costruttive, assolutamente, però lo ripeto, è innegabile, e lo dicono di nuovo i numeri, quindi non sono nostre invenzioni, che il comune di Asti rappresenta il 45% delle nostre attività. E noi non abbiamo condiviso le linee politiche del comune e soprattutto non abbiamo mai condiviso il fatto che troppe volte siamo stati informati di quello che volevano fare a cose avvenute. Noi ci auspichiamo che finalmente prendano atto che esistiamo e che vengano a parlarne anche con noi, non solo con noi, ma anche con noi prima di fare le cose e chiedere che cosa ne pensano i nostri associati. Perché sono tanti, sono tantissime famiglie, sono tantissimi datori di lavoro che occupano veramente un volume grandissimo di altre persone. L'economia astigiana stenta sempre di più. Voi avete come associazione, come Confartigianato, avete ricevuto dall'Ipsos, da Nando Pagnoncelli, un bel 7 all'8. Questo è il vostro grado di gradimento nei confronti dei vostri associati. Questo è un risultato positivo. Beh, noi ringraziamo veramente i nostri associati per la fiducia che ci accordano tutti i giorni. E siamo, la parola esatta, orgogliosi di rappresentarli, veramente, perché i nostri associati, come ho appena dimostrato, sono persone oneste, lavoratrici e soprattutto persone, brave persone. Emerge un quadro che ovviamente non è un quadro particolarmente nuovo in una situazione di crisi di questo tipo. Sicuramente le imprese artigiane esprimono una grossa criticità dal punto di vista dei margini di profitto e dell'esposizione finanziaria. Il rapporto con le banche è sicuramente cruciale. Osserviamo però un rapporto molto forte e molto positivo con la Cassa di risparmio di Asti, che gli intervistati, i 200 artigiani che abbiamo intervistato, hanno espresso. Sicuramente però l'elemento, a mio parere, su cui riflettere maggiormente è questo: da un lato la crisi giudicata grave dalla stragrande maggioranza degli artigiani, rispetto alle rilevazioni dello scorso anno c'è un segnale di miglioramento, l'uscita dalla crisi appare ancora molto lontano, si esprime qualche perplessità sulla capacità all'interno della provincia di fare sistema. Si considera la provincia come caratterizzata da un forte particolarismo e quindi c'è da un lato una domanda forte di infrastrutture che possono sostenere la ripresa, ma dall'altro anche un cambio di mentalità. Domenica prossima a Grazzano Badoglio, con una festa nel centro storico, si aprirà ufficialmente la restaurata abbazia dove nel 961 venne fondato il Marchesato del Monferrato e dove Aleramo collocò il sepolcro del primogenito Guglielmo. I restauri sono costati 150.000 euro, rimettendo a lucido quello che secondo gli storici dell'arte è tra i monumenti più importanti del Piemonte. Ed anche dall'altro capo della provincia, precisamente a Monastero Bormida, si punta al turismo con il restauro del castello medievale. Con una spesa di circa 900.000 euro, il maniero, in parte risalente all'undicesimo secolo, quando era monastero benedettino, si ricaveranno sale per mostre ed attività culturali varie. E con questo dall'astigiano è tutto, grazie per averci seguito, la linea torna allo studio.